Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Farm di Giuliano. In mia compagnia c'è Peppi. Ciao a tutti. E stiamo registrando un orario improponibile. Guardate in alto a destra, ma vabbè, dettagli. Giuliano, va avanti a trebbiare fino a tardi, eh? Bravo, complimenti. Comunque, a proposito di trebbiature, in alto a destra, ultimo far vlog su The Italian Farmer. Ve lo potete andare a vedere dopo aver visto questo video. Allora, oggi dobbiamo sarchiare e concimare il mais. Come faremo? Una vaccata facciamo, cioè lo facciamo tanto in maniera figurativa per divertirci un po', perché Beppi concima a spaglio e quindi tutto il concime finirà nel cuore del mais e lo andrà a bruciare. Almeno in realtà succede così e tutti gli ADM fanno così. Io ho un sarchiatore veramente ben fatto, l'unico problema è che ho seminato a 45. E lui è da 75, quindi non è proprio il massimo, eh? Cosa dici, Giuseppe? Sì, è come si fa un po' dalle tue zone, Ma da me non si fa mais. no? Dai, vai avanti. Allora, prima concima lui e dopo interriamo il concime anche un po' oltre a rimuovere le erbacce con la sarchiatrice. Andiamo al 36. Ma riesci, cioè, riesci a muoverti con quel glass? Più o meno. Io lo sento un po' peso qua dietro, sai? Beh, Qua invece un po' alto il mais. guarda, mi viene in mente uno su Instagram che aveva un mais così alto. Infatti siamo proprio al limite per la sarchiatura. Comunque, grazie per avermi riempito il radiatore di nitrato ammonio, no, di urea. La distanza di sicurezza. Sì, distanze di sicurezza. Ormai qua. Guardiamo se almeno il trattore è in carreggiata, ma sì, dai. Ma sì. Ma Ferguson. sì, Ferguson. Lo sapete perché è così euforico, eh? Ragazzi, volete che ve lo dica? Perché domani ha un esame. Giusto, Beppi? Già, di maturità. Di maturità. No, mica bruscolini, insomma, no? Ed è così felice lui. No, più che altro è perché, ragazzi, c'è una cosa che ci fa abbastanza ridere. E che è successa prima, che non mi ricordo già più, sai, Beppi? Non mi ricordo più. Neanch'io. Comunque, colpo di scena, lo sai, Giuseppe? Sarebbe? Perché noi abbiamo seminato con una seminatrice a 45, Sì. no? E su Farming il mais è a 75. Non lo sapevi. No, brutto maledetto, potevi dirmelo che non c'era nessun problema e quindi non facciamo figure di merda. Comunque, una roba. Allora, te hai già concimato qua, sì? Boh. Sì. Vabbè, comunque, ragazzi, perché si sarchia il mais? È un'operazione molto importante e serve per interrare il concime. Ci sono sarchiatrici anche con, come si può dire, con la tramoggia a bordo in modo tale da sarchiare ed interrare il concime direttamente senza bruciare la foglia del mais, come stiamo facendo noi. O serve anche per rimuovere le erbacce. E insomma, è una lavorazione molto importante. Oltretutto rompe la crosta e di conseguenza si arieggia molto bene il terreno. E per il mais serve parecchio questa cosa. Comunque noi stiamo pestando tutto. No, dai, siamo abbastanza in carreggiata. Che farmi ce lo fa vedere. Insomma, non è seminato proprio perfettamente. Ci sono un po' di piante strane. Però vabbè, andiamo avanti così. E a tal proposito direi di prendere una domanda, Giuseppe, che c'è una domanda interessante, sai? Anche per te, anche per te. Allora, prima andiamo con quelle easy. Wolf05 mi chiede: perché non si può passare una dischiera dopo aver letamato un campo? Beh, caro Wolf, non è detto che non si possa passare. Una dischiera sì. Insomma, non è che sia il massimo dell'interrare il letame, però si può fare, nessuno lo vieta. Dopo, andiamo avanti. A cosa serve l'indicatore di porche? Ci chiede Gabriele Remondi. L'indicatore di porche serve a indicare dove sono le concessionarie della Porsche. No, è orribile questa, eh? Orribile. Arriva proprio dalle 2:43 di sera. Di notte, no, no. L'indicatore di porche, o comunque detto anche comunemente tracciafile, serve a dirci dove stare con la ruota o col centro del trattore per andare dritti nella passata successiva. O perlomeno per seguire la passata precedente. Hai finito qua, Beppi? Allora vado a fare l'altro di primo raccolto.
Ok. Qua comunque di infestanti c'è veramente pieno e quindi sarchiamo, ma sarchiamo anche dove non ci sono, proprio per prassi. Ok. Sarchiatore con skill, ragazzi, ho acquistato poco fa, 7.000 euro, veramente fatto molto bene. Meccanico, con zappe, un sistema appunto a zappe, poi ci sono questi, diciamo, dischi rincalzatori a stella. Adesso, Beppi, viene la domanda quella bella. Sai qual è? Pietro Dai, dica, dica. Suardi, Giuliano e Beppi, se poteste cambiare la vostra tipologia di azienda, come la cambiereste? Visto che Ema non ha azienda, in che azienda vorresti fare operaio? Da Giuliano o dal Beppi? Allora, Ema non c'è, ragazzi, stasera. E prima iniziamo da questa cosa di Ema, perché ha grossi problemi alla connessione, vero Giuseppe? Sì, purtroppo sì. Oltretutto, dovevamo fare una live anche mercoledì, solo che però aveva la connessione abbastanza messa male e quindi non ho voluto rischiare interruzioni inutili. Oltretutto dovevo anche trabbiare, ero parecchio stanco, di conseguenza ho investito quel tempo in altri progetti, a montare, far vlog e così via. Allora, io direi di far partire il Beppi, no? Tu adesso hai un'azienda che ricordiamo che fa vino, olive e È olio d'oliva, seminativo. no, Sì. olio d'oliva e basta, non Olio seminativo. d'oliva, ok, quindi olio d'oliva e basta e vigne, giusto? Esatto. E come la cambiare? Cioè, cosa vorresti te? Di tutto, anche cose strane, il tuo sogno, cioè, non so, per esempio vorrei avere un'azienda in Lombardia, cioè, di quello che vuoi. Credo appunto di non rimanere in Italia se avessi voluto, cioè in Italia del sud. Hai detto i verbi giusti, né? Perché sono le due, non è che. Lo so, purtroppo l'italiano. A domani ho un esame questo ragazzo, eh? Gli auguriamo buona fortuna nei commenti, mi raccomando. E domani, ormai fra poche ore, a che ore ce l'hai? 5 ore. Auguri, guarda, auguri, Grazie. auguri. La mia cosa più importante domani è che viene l'installatore per mettermi sul nuovo citofono. Fine. Cioè, siamo sulla stessa lunghezza di difficoltà, mi sembra, no? Mi sa proprio di sì. Ok. Allora, praticamente tu andresti all'estero, giusto? Sì, all'estero. Ma estero tipo Germania, Francia, così via, con Sì. macchine medio-grandi o estero America? No, no, l'America è troppo grande. Come macchinari preferisco più Germania. Capito, capito. E poi che marchi sceglieresti? Su che lavorazioni ti specializzeresti? Oppure che coltivazione vorresti fare? In Germania vedo che sono molto sviluppati i biogas, quindi credo di andare su quel settore là, se Ok. potessi. E una cosa molto importante che non si può chiedere, cioè non è che non si può chiedere, è un sacrilegio non chiederla. E patate non le fai? Patate Beh, ovvio che faccio le patate. per Berlusconi? No, comunque, cioè, patataro tedesco ci deve essere comunque. Beh, Questa ovvio. uscita che ho fatto dalla coltivazione è una cosa inguardabile, però non guardatela. E adesso c'è il mio turno. Allora, per quanto riguarda burocrazia e leggi, sicuramente Italia, me ne andrei anch'io. Però, se l'obbligo è rimanere in Italia, adesso mi ritrovo con 80 ettari, no? Probabilmente venderei 40 ettari circa. Mi terrei tutto il terreno sabbioso, e tipo 30 ettari di terreno sabbioso circa, che alla fine ne ho 20, una ventina di sabbioso o comunque in pasto tenero. Li terrei tutti quelli. Restante argilloso, un buon terreno, insomma, generoso, forte. E nel terreno forte farei tutte vigne, magari, non so, sul territorio di, non so, Custoza, Lugana e così via. Farei tutta vigna di quelle varietà lì. E dopo, su tutto il terreno sabbioso, tabacco, 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 tabacco. E dopo mi terrei un paio di ettari per fare delle orticole, ben organizzate con tutte le manichette, e poi vendita diretta. Insomma, mi specializzerei in quello. Fine.
Direi di essere stato abbastanza creativo, no, Beppi? Sì, mi sorprende del tabacco, però. Tabacco, ragazzi, tanta roba. Avere le concessionarie, no, le concessioni sarebbe veramente bello. Già, già. Lo sai che si guadagna tanto, No, non lo sapevo. no? Non lo sapevi? No. Adesso ne sai uno nuovo. Mi metto a fare anch'io Pablo Escobar. Ma non è tanto Pablo Escobar, è tutto lecito. Il problema è che ci sono concessioni governative che rompono veramente le scatole. Cioè, rompono veramente le scatole, non le danno a tutti, capito? È quella la fregatura. Già, già. Perché se no la farebbero tutti, no? Ti dico che non so, devi investire qualcosa, non so, come 10.000 euro all'ettaro di trattamenti e lavorazioni, no? Però te ne tornano 30.000. Capito? Sì, Cioè, quindi capisco. l'esborso istantaneo è alto, però dopo ritorni facilmente. Cioè, ritorni facilmente, ci guadagni un bel po', ecco. E oltretutto ti confronti con aziende multinazionali potenti, no? Che quindi in teoria pagano. Sborsano. Dai, quindi ti piace il mio risvolto viticoltura di OCG e tabacco? E mi piace abbastanza, non ho mai sentito appunto del tabacco, però. Guarda, mi sono limitato, volevo dire Maria, però. No, Maria lascia la casa. Sì, infatti, la De Filippi, ragazzi, comincia a diventare anche abbastanza vecchia. No, Con la sua remoscia. Buonasera. Ecco perché stavo ridendo, perché avevo fatto un'imitazione. Ah, è così perché. No, perché ragazzi, abbiamo provato ad attaccare il class. Abbiamo provato ad attaccare al class questo sarchiatore. No, scusa, lo spandiconcime forse, pieno, senza zavorra. E faceva ruota alta, no? E per chi lo conosce nel mondo motori, ho detto, ehi, guarda, sono come Pirillo. E allora Beppi ho fatto, ciao a tutti amici, così. No, ragazzi, non lo sapete, ma quando siamo tra noi le imitazioni veramente partono di ogni. E già che sono, sì, facci la barzelletta Giuliano, non vi faccio altre imitazioni perché sennò dopo comincia con Giuliano, fai l'imitazione di. Anche di Ema le faccio, ma. Ma di tutti. Ecco, mi divertono ragazzi parecchio le imitazioni. E. Boh, non lo so, 10.000 iscritti su questo canale, vi imito Beppi e Ema, dai. Altra cosa che volevo dirti, è in arrivo un macchinetto John Deere, mica da scherzo, lo sai? Ho ho visto, ho visto. fatto l'ordine, non so se hai visto il contratto sul tavolo in ufficio. No, ho visto i soldi scalati. Non l'ho ancora pagato del tutto, eh. Ho notato quello anche. Allora, che minutaggio siamo? Dai, andiamo avanti ancora 2-3 minuti. Non ci sono altre domande, però direi che come discussione delle 2 di notte non è affatto male. Oltretutto, io questo video adesso devo montarlo e appunto editarlo, cioè caricarlo, pubblicarlo per gli iscritti e domani alle 14 è per voi. Oltretutto, a proposito di, stiamo facendo una stronzata enorme qua. Oltretutto, domani, ragazzi, cioè domani, oggi che state guardando il video, 21:30, faccio una live connessione di Ema permettendone. Quindi vi aggiorniamo su Instagram. Andate a seguirci su Instagram, che lì vi diciamo tutti gli orari, tutti i problemi. C'è il Beppi che sicuramente sotto sede d'esame pubblicherà la storia, giusto? Sì, ho chiesto la commissione. Un attimo solo, pubblico la storia. Un attimo che il lavoro mi chiama. Ragazzi, non sto facendo le cose fatte bene perché mi sto proprio. Sto giocando a Arcade, sto giocando alla Nicche, alla Poderak stasera. Così, tanto per. Io ve l'ho detto, registro solo per divertirmi. Solitamente sono molto realistico, altre volte non mi interessa più di tanto, quindi giochiamo. Comunque anche qua bisognava fare i giri attorno e seguendo insomma la semina. Adesso Beppi, vengo da te. E una cosa che ho scoperto è che farming rispetta la semina. Cioè, se semini in diagonale un campo, rispetta. Lo Sì, ho sapevi? visto. Ma quel campo io ormai l'ho già finito. Lo so, hai quanti metri? 18 metri. E allora?
Oltretutto, velocità di sarchiatura per chi la chiedesse, poco, tipo massimo 7 km orari. E si riesce ad arrivare anche a 15 con controlli elettronici. Ma qua stiamo andando a 15 solo col GPS e non è fattibile. Per controlli elettronici intendo GPS sia sul trattore che sull'attrezzo. Foto, no, non fotocellula, ma è una spettrocamera che segue la fila e va a correggere la direzione della sarchiatrice tramite i bracci del sollevatore, li comanda idraulicamente e quindi quello lì è il top se riesce ad arrivare a 15 km orari. Certo che però, insomma, semina permettendo, se uno è andato tutto storto non c'è sofisticazione elettronica che tenga, ecco. Quindi diciamo che la cosa migliore sarebbe seminare, non so, con una 6 file, sarchiare con una 6 file, tutto con GPS RTK e via. Comunque ci è scappato, parecchio. Allora, qua vi faccio vedere che io ho seminato tutto, diciamo, in diagonale. Cioè non ho seminato dritto così, ma ho seminato di così. E ovviamente bisogna sarchiare assolutamente di così. Qua Ema mi sa che non ha fatto i giri attorno, sai? Ah no? No, mi sa che ha seminato di diretto. No, ha fatto solo una testatina. Ai ai, Ema, maledetto. Aiaia. Ecco, comunque qua la sarchiatrice è perfetta. Niente, io direi che il nostro tempo è finito, abbiamo già fatto fin troppe chiacchiere da bar, direi. Giusto? Un po' troppe anche. Ecco. Perfetto. Dai ragazzi, io vi faccio salutare dal Beppi. Ciao a tutti. Corro a montare questo video, ci vediamo stasera, connessione di Ema permettendo, in alto destra nuovo far vlog. E poi ragazzi, domenica nessuna live, molto probabilmente ci rivediamo dopo stasera. Martedì prossimo, quindi portate pazienza, questa settimana è andata un po' così, ma non preoccupatevi che recuperiamo tutto. Dai ragazzi, buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.